riferisco anche alla piattaforma unitaria, ad andare dall'editore, perché poi alla fine i PN sono un po' espressione di quelli che è il mondo editoria, insomma, sì. Parliamoci chiaro. Quindi, allora io dico, ok, se tu mi consideri un pezzo importante per il tuo progetto, allora come ci può essere questa cecità al contrario? Allora ci vuole essere la cecità al contrario. Insomma, siamo lì un po' nei limiti del ragionamento rispetto a questo, però esulando dalla bontà dell'iniziativa nel suo essere generale, attenzione. Però ecco, quello che viene all'occhio è appunto un po' il ragionamento a doppia mandata che non va, no? Certo. E quindi, insomma... Allora, questo qui è stata un po' la nota suonata della serata, ma rispetto, ripeto, a come loro ancora considerano la rete di vendita, cioè loro ancora si considerano solo dei loro semplici strumenti fin dove noi facciamo comodo a loro. Quando poi dobbiamo insieme, come anche lo slogan della riunione era, uniti possiamo farcela, esatto. Fino in fondo, esatto. Non solo dove sono le iniziative. Ecco, di vendita, perché io devo essere la tua faccia nei confronti della clientela, no? Del consumatore finale, però a 360 gradi sempre all'andata e al ritorno, dico io, no? Certo. Quindi sono ragionamenti che se in passato potevano andare bene, oggi secondo me non possono più passare, non sono permissibili, no? Allora, buon portare redditività all'edicola, e ci mancherebbe, viva Dio, ne vengano tanti di progetti, idee, noi siamo disponibili aperti a tutto, però tu vieni a casa mia, entri, insomma, con un minimo di rispetto dei ruoli, delle situazioni, e poi, ripeto, se siamo partner, siamo partner sempre. Sara, mi corre l'obbligo di chiederti anche se hai avuto modo di percepire lo stato d'animo, le reazioni degli edicolanti che sono intervenuti all'assemblea, immagino con qualche sacrificio, e però insomma queste no, sacrificio, anche perché appunto qualsiasi assemblea per l'edicolante è sempre un problema, lo stiamo vedendo anche con lo svolgimento dei congressi, e capire un po', ecco, che cosa riporti da questo punto di vista. Allora, guarda, no, la partecipazione all'assemblea, voglio dire, rispetto alla portata, diciamo, territoriale che lui serve, i numeri non sono stati tantissimi, però voglio dire, per un'assemblea che si tiene dopo un po' di anni, che forse non c'era, forse non so, in passato noi non eravamo presenti su Catania, quindi non posso dire, però a testa di quanti, tutto sommato, è stata partecipata, no, anche sono stati in parte interessati ad alcune iniziative, poi ovviamente lì il mercato fa la sua legge, voglio dire, no, alla fine se io esulando dalla distribuzione del prodotto editoriale devo scegliermi un fornitore di un prodotto terzo, lì è il mercato che fa il suo, no, se tu mi offri un prezzo concorrenziale vengo da certo. Te, altrimenti vado da un altro, cioè lì è comunque il succo della situazione. E poi ripeto, per quanto riguarda poi le altre varie iniziative, è stata ben partecipata, perché gli edicolanti hanno controbattuto e dibattuto rispetto a quelle che sono anche le condizioni contrattuali di alcune cose, perché altri avevano già contratti in essere con altre città, quindi parlo di ritiro e tutto questo. Quindi sono stati, insomma, interessati alla situazione, poi a margine, sai, davanti a un caffè si chiacchiera con gli edicolanti, si percepisce un po' lo stato d'animo, c'è da lavorare come su tutti i rapporti, c'è da lavorare. Però secondo me le premesse possono essere buone, questo senza essere buonissimo. Certo, o negativi. Con gli altri, insomma, con chi sta al nostro diretto contatto, cioè comunque con chi in filiera abbiamo dei rapporti, come tutte le cose sono perfettibili e ci mancherebbe altro, però posso dire, credo di poter dire tranquillamente che margini di miglioramento ce ne siano, noi lo sfrutteremo tutti, insomma, no? Certo. Quindi, come anche nel mio intervento in assemblea ho detto, sulle questioni
su cui ci si trova d'accordo, si è d'accordo, sulle questioni su cui si deve discutere, si discute. E quindi e si cerca di addivenire poi a delle soluzioni che siano compatenti, dove siamo tutti vincitori rispetto insomma alle rivendicazioni. Quindi insomma margini di discussione, di chiacchierata, di confronto ce ne sono. Per cavarcela con una formula, discussione fino al confronto, diciamo così, minuto, ma nella chiarezza, perché altrimenti si rischia di produrre sempre slogan. Grazie, assolutamente sì. Grazie Sara di questo intervento. Io ti rubo 2 minuti, sì, visto vai, che vai, dici vai, che quando ce io l'hai, parlo e parto sempre. Allora, io ne approfitto di questa breve parentesi per informare i calabresi dei nostri prossimi appuntamenti congressuali, sì, che sono il 28 a Catanzaro, febbraio, poi si terrà il 7 marzo a Vibo Valentia, il 14 marzo a Reggio Calabria e il 21 marzo chiudiamo a Cosenza. Quindi invito tutta la categoria a partecipare, poi le nostre formalità di congresso le faremo a latere, però insomma l'assemblea e gli argomenti sono importanti per tutti, soprattutto in questo momento di lancio e di dobbiamo sostenere la nostra piattaforma, quindi la categoria tutta è chiamata a partecipare. Tra l'altro voglio aggiungere, appunto, il congresso nazionale sarà in Sicilia, quindi vedremo insomma. Sarà anche incoraggiante, sarà anche incoraggiante per le province del sud. Assolutamente sì. Grazie Sara, okay. Spero di averti presto. Grazie a te Fabio, un saluto a tutti i colleghi in ascolto. Ciao. Ciao.